Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video! Oggi video svuota la spesa a Tigotà, un video davvero ricchissimo perché mi sono data la pazza gioia. C'erano tantissime offerte di prodotti tra l'altro che mi servivano e quindi ne ho approfittato, ho fatto delle scorte e mettetevi comodi perché c'è un sacco di carne sul fuoco. Cominciamo subito con dei prodotti in offerta. Non potevo farmi sfuggire il detergente per il bagno Winnie's, che fatalità avevo finito e era in offerta a 1,35 euro. Cercherò di dirvi un po' i prezzi dei prodotti che potete trovare per tutta maggio scontati, che così magari ne potete approfittare anche voi. Questo è uno dei prodotti che io amo e ricompro da diversi anni per le pulizie del bagno, sempre una garanzia, quindi non me lo sono fatta sfuggire. Poi, sempre in offerta, c'erano anche le fantastiche salviettine igienizzanti di Napisan. Questa volta ho deciso di provare un tipo di salvietta diversa dal solito. Ho preso queste, che sono con 0% candeggina, coloranti, residui oleosi e parabeni. Quindi mi viene da immaginare che non siano profumate, però sono sempre biodegradabili. Io queste le apprezzo particolarmente per andare a igienizzare velocemente, non per le pulizie quotidiane, però appunto per l'emergenza. Tra l'altro ve le segnalo queste perché sono indicate anche per pulire i giochi dei bambini, il seggiolone e le superfici alimentari, quindi appunto tutte le cose che possono andare a contatto con la bocca, ma non solo, perché vanno bene anche per WC e box doccia e dispositivi elettronici. Queste sono costate 1,99 euro per 40 salviette. Continuando sulla scia delle offerte, andiamo a pulire e igienizzare il WC. Ho acquistato Ace WC Gel Candeggina, questo che mi piace molto perché ha la candeggina un po' smorzata dalla lavanda, a 1,59 euro, e allo stesso prezzo ho deciso di provare, di dare una chance anche a questo Ace WC. Questo è profumato a talco e muschio bianco, è sempre della linea Extra Glitter, che non mi aveva dato grandi gioie in precedenza, però diamo un'altra possibilità e vediamo un po' se questo può darmi più soddisfazioni. Sempre in ambito WC e sempre in offerta a 2,50 euro, ho acquistato non una ma ben due confezioni di Dax, i dischetti per andare a profumare l'interno del WC. Ho ripreso questi al lime perché mi sanno molto di estate e li avevo già provati in precedenza. E poi, per cambiare, ho preso questa versione limited edition, attenzione perché c'è la limited edition anche per profumare il WC, questa Flowers, First Kiss Flowers, di Fresia e Peonia e qualche altra cosa non ben identificata, che penso sia sempre sul floreale. Quindi molto interessante. Poi, sempre in offerta, ho preso questi guanti Spontex a 99 centesimi, comfort felpati in sete cotone, mai provati, quindi mi aspetto straordinarie emozioni. Ho preso una taglia M perché generalmente mi trovo meglio con una taglia di mezzo, e anche perché così appunto non li uso solo io a casa e si riescono a sfruttare di più. Dovrebbero essere molto morbidi e confortevoli, staremo a vedere se mi danno soddisfazioni quanto quelli di Vileda, che sono i miei preferiti. Rimaniamo sempre con gli sconti e cambiamo stanza, andiamo in cucina. Ho approfittato per prendere l'oro, che con l'estate e i caldi si sa che mi potrebbero essere utili. Che cosa sono? I fogli antitarme alimenti, costavano 3,29 euro. All'interno ci sono due unità, io li ho presi per sicurezza visto che erano in offerta e visto che insomma non vanno a male, possono sempre servire, magari anche no, speriamo, sarebbe anche meglio, e quindi ve li segnalo. Poi, ultimi prodotti in sconto per quanto riguarda prodotti di pulizia per la casa, poi parleremo del beauty. Ho approfittato e ho preso a 99 centesimi questi due ammorbidenti. Allora, questo di sicuro non l'ho mai provato al cocco, ma so che ha delle ottime recensioni,
E questo ho un dubbio, vaniglia e mandarino, ho un dubbio di aver provato questo oppure un altro gusto simile, sempre di Fabuloso, però se ho provato già Fabuloso così, comunque mi era piaciuto e quindi ho approfittato, ho preso due confezioni, c'è profumo irresistibile, ammorbidente concentrato per 25 lavaggi, infatti la confezione è anche insomma maneggevole. Piccolina, spero che mi dia grandi soddisfazioni. Visto che stiamo parlando di lavatrice, vado velocissima con Vert, che ormai è il mio ecodetergente per andare sul sicuro, ha sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo e mi dà sempre soddisfazione, quindi quando non so che prendere, prendo lui e vado tranquilla. Per quanto riguarda invece altri prodotti di pulizia per la casa, ho acquistato nuovamente Emulsio Raviva Gress, che è uno dei miei detergenti preferiti per il pavimento. Mi piace molto questo sistema di erogazione, appunto, che si riempie così a modalità pompetta, e mi piace molto anche la profumazione, anche perché si sente, non è invadente, però insomma rimane un pochino e quindi mi piace, dopo aver pulito, sentire un po' questo profumo. Questo è Gelsomino Ylang Ylang, anche se in realtà dice che è con olio essenziale di arancio, quindi un po' un mix. E appunto questa modalità di andare ad usare il prodotto permette di non andare a sprecarlo, è molto molto pratico. Random, sempre per la casa, ho preso questi con il cambio stagione, sono sempre utili, i fantastici Salvalana di Orfea alla lavanda, i miei preferiti, sia le salviettine, i foglietti per cassetti, che gli emanatori grandi armadi con cui io mi trovo super bene. Poi, di sicurezza ho preso anche due spugnette da tenere così di scorta perché mi sa che le mie erano un po' verso la fine. Queste di Home Circus mi trovo bene, devo dire che durano un sacco, cioè loro non si rovinerebbero più di tanto, è che a un certo punto diventano inguardabili, quindi cioè proprio a livello di comunque utilizzo, germi, batteri, eccetera, vanno cambiate, per cui eccole qua, pronte all'uso. Velocissima passo anche a loro, i sacchetti per le immondizie, questi mi danno soddisfazione perché sono profumati, li utilizzo per la raccolta della plastica, sono belli grandi e devo dire che a me piace il fatto che siano profumati. E poi invece questi che sono quelli che adatto perfettamente all'interno dei contenitori del cassetto delle immondizie. Passiamo ora ai prodotti beauty, perché anche qui c'è da sbizzarrirsi con gli sconti. Quindi faccio un intervallo veloce, giusto così, di carta igienica. C'era questa che non so se era in offerta o comunque era una di quelle che costava di meno e l'ho presa. Non l'ho mai utilizzata, comunque dice chilometrica, maxi rotolo, maxi morbidezza, intervallo pubblicitario. Parliamo invece di cose un po' più succose e gioiose per quanto riguarda l'ambito beauty. Parto anche qua con gli sconti e ho preso a 1,95 € questo bagno schiuma, bagno doccia di spuma di champagne al latte di mandorle e burro di karité. Mi sta continuando un po' questa scia, sulla scia dell'inverno, di questi gusti un po' cremosi, goduriosi. Mi sembra un ottimo prodotto, tra l'altro avevo sentito già parlare molto bene dei prodotti di spuma di champagne su YouTube, quindi sono curiosa di provarlo. Questo è dolciastro, sa proprio di dolcetto, come piace a me, ma non in sconto ho preso anche questo bagno doccia di L'Angelica al latte di cocco. Questo me lo vedo proprio in vista dell'estate. Tra l'altro è a 0% coloranti, paraffina, parabeni e siliconi, contenitore di plastica riciclata, insomma, mi sembrava un bel mix da provare. E se non fosse abbastanza chiaro che appunto sono in vista dell'estate e che questo cocco mi ha attirata, perché ho preso anche il Fabuloso al cocco, ho continuato su questa scia e in offerta 3,99 € ho preso questo scrub di Greenick.
Allora, io avevo già preso di Greenic lo scrub, quello in formato tubetto, che è molto sottile, molto, molto leggero, e ho visto che adesso c'è anche questo formato che mi sembrerebbe simile a quello di Organic Shop. Tra l'altro c'è scritto 99% di ingredienti di origine naturale, ho preso quello al cocco e zucchero, appunto per restare sulla scia, e ho detto, proviamo, vediamo se può essere un concorrente di quello di Organic Shop, che è il mio preferito, e vediamo anche se ha una consistenza un po' più granulosa o se rimane light come la versione in tubo. Poi, per non farmi mancare un cocco anche dopo la doccia, come crema idratante ho preso per la prima volta questa della Biotech Italiana, Cocco Bio, crema idratante con estratto di cocco, tra l'altro anche qua 98% di ingredienti di origine naturale, vegano, e mi piace molto il fatto dell'erogatore così, appunto non avendo mai provato prodotti di questa linea sono super curiosa di vedere il risultato. Torniamo con le offerte e ho acquistato questo balsamo a 2,35 € di Herbal Essence. Sto finendo un altro sempre di Herbal Essence con cui mi sto trovando bene, ma in vista appunto dell'estate mi ispirava questo che dice che purifica e idrata ed è ottimo per i capelli grassi, al gusto fragola e menta. Quindi questa idea di freschezza così mi piaceva, anche questo è senza siliconi e appunto con l'altro mi sto trovando bene, quindi ho detto vabbè, diamo un'altra possibilità ad Herbal Essence, visto che tra l'altro è in offerta. Per quanto riguarda la skincare, ho acquistato a prezzo pieno, ma qui siamo sui 4 euro, neanche 5, questa crema di Garnier Skin Active al tè verde. Questa è la versione opacizzante, sapete che mi piace molto anche la versione all'aloe idratante, però appunto in vista del caldo, del fatto che la mia pelle tende un po' a ingrassarsi, a sudare, ho preso questa che per me è ottima, un ottimo rapporto qualità-prezzo, perfetta da utilizzare sia la sera che durante il giorno, e quindi sempre un passepartout da avere a casa, approvatissimo. Ho approfittato anche del fatto che ci fossero, perché non è sempre scontato, e ho preso due mascara di Essence, tra i miei preferiti, questo verde che adoro perché ha un effetto volumizzante, incurvante, davvero fantastico, anche qua siamo sui 4 euro, è Lash Princess con effetto ciglia finte, mi piace tanto, così come quello viola, e quindi l'ho acquistato. E poi, sempre in vista dell'estate, ho riacquistato quello che ormai è diventato il mio mascara waterproof del cuore, che è invece il Lash Princess waterproof, che quindi è sempre con questo effetto ciglia finte, molto volumizzante, e che mi ha garantito grande tenuta durante l'estate scorsa, quindi l'ho riacquistato anche in vista di quest'estate. Poi ho voluto provare per la prima volta, mi sembrava carino, questo burro cacao di Florena con intensa idratazione, certificato EcoCert, 100% naturale, formula vegana. Mi sembrava anche un formato carino, così piccolino, e visto che avevo bisogno di un prodotto del genere, l'ho acquistato. Poi, sempre perché ne avevo bisogno, ma qui ormai le offerte sono finite, ho preso due roll di cera depilatoria. Questa è quella con cui mi trovo meglio, è della Vestalia, all'olio di argan e burro di karité, e al biossido di titanio e olio di mandorle dolci. Sono i miei preferiti perché sono delicati ed efficaci, mi ci trovo super bene. E poi, sempre certezza delle certezze, ha solo cambiato vestito, packaging, ma è sempre lui, il Dove Original, adesso dice nuova formula Advanced Care, quindi dovrebbe essere ancora più con una lunga tenuta. Ce n'erano di un sacco di tipi, anche nuovi che non avevo mai visto, ma sono andata sulla certezza appunto in vista anche dell'estate, ho detto non facciamo grandi esperimenti, prendiamoci un Dove sicurezza. Finisco con due dentifrici, uno certezza, questo costa sempre 99 centesimi e è 8
ottimo dell'antica erboristeria purificante. E poi non ricordo se fosse in offerta, forse no, era sui 2 euro un pezzo. E questo Mentadent White and Now Detox, che è quello con argilla minerale e cocco, che è un dentifricio che ho provato un po' negli ultimi tempi, che mi dà sempre soddisfazioni. E tra l'altro torniamo di nuovo al cocco. E il cerchio si chiude, perché con questo ho veramente concluso con la mia super spesa di Tigotà. Spero di esservi stata di compagnia e magari anche di ispirazione per qualche prodotto. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!